Buongiorno. Eccoci qua. Bentornati nella Appare cucina subito di un terzetto. Sì. Oggi e non è finita qui. Oggi eccolo qua. Esce fuori il sestetto. Sì. Tu lo sai di quante persone è composta? No, non mi faccia fare brutta figura. L'orchestra. Non mi faccia del le domande tango. Alle quali io non so rispondere. Questo è facile, no, già l'ho suggerita. So. Beh, già sono suggerita. Sestetto. Sestetto. Sestetto è l'orchestra del tango tipica. Ah, che bello. Oggi abbiamo un piatto ricco, quindi, diciamo, e proverbio. Bolle l'acqua in maniera... Cerchiamo di andare con calma, non esageriamo. Piatto ricco, mi ci ficco. Sì, oggi, ma ricchissimo oggi. Oggi puntata ricchissima, perché abbiamo non solo il professore e due allievi dell'istituto Alberghi, ma abbiamo anche un professore aggiunto, di scienza, professore di scienza dell'alimentazione, degli alimenti. Quindi oggi faremo una trasmissione pratico-scientifica. Cioè, parleremo anche sì, un po' di questa scienza dell'alimentazione che qualche volta dovremmo conoscere tutti, sì, e non sempre conosciamo, non sempre applichiamo, e qualche volta non la applicano, non la conoscono nemmeno i nostri amici ristoratori. Allora, vogliamo presentarlo? Presentiamo il professore? Professor Luigi Giordano, di Scienza degli Alimenti, insegno presso l'Istituto Alberghiero di Poppa e ho il piacere di partecipare per la prima volta a questa bella trasmissione. Noi siamo felici, il piacere è nostro di averla qui. Lui prima mi diceva, il professore, che è molto contento di questa partnership che abbiamo noi di Teleponte, di questa trasmissione, sì, con la scuola alberghiera. Ma è motivo per noi di grande soddisfazione anche di buon lavoro se promuoviamo, sì, una realtà così, sì, importante nel nostro territorio. L'altro insegnante. Altro professor? Sono il professor Gabriele Bartolacci, insegna enogastronomia e settore cucina. Enogastronomia e settore cucina. Che sintetizzando il cuoco. Anche perché è importante la gastronomia, anche conoscere un buon abbinamento, oltre che il vino. Il vino con, la, con i piatti. Ah, dunque l'abbinamento vino-piatti. Anzi, questo è importante. Oh, il professore che ha curato la preparazione di tutti gli allievi, ha portato due studenti del quinto anno, quindi diciamo che dunque sono quelli pronti, che un altro anno andranno a lavorare, quelli che sono pronti al varo, al lancio, il futuro, quindi vuole delegare praticamente la presentazione dei piatti a loro, allora, e fa benissimo. Lui fa l'assistente, lanciamo, sì, è vero, professore, la docente oggi passa ad assistente. Come vi chiamate? Mi chiamo D'Angelo Raffaele e faccio il quinto all'alberghiero. Specializzazione, perché lì ci cucina, sono settore. Esattamente, cucina. Dal terzo ho preso la via della cucina. Prego. Mi chiamo Unda Fioralb, faccio il quinto anno dell'istituto alberghiero e come lui ho preso il settore cucina. Due cuochi, due chef. Bravi. Adesso ci vediamo all'opera poi. Sì. Io vorrei inquadrare, se è possibile, prima di parlare dei piatti che prepareranno i nostri ragazzi, vorrei inquadrare gli ingredienti perché oggi sono particolarmente colorati. Allora, quelli sono quelli meno pittoreschi, come vedete ci sono, che cos'è, una crepe? Una frittata. Poi ci sono degli asparagi, da quello che vedo, ma non è tanto quella parte lì della cucina da inquadrare, ma questa di qua, perché qualcosa già vedete nell'inquadratura larga, ecco qua, bianco, rosso e verde. Non sono questi, io addirittura li ho scambiati per dei salviettini di casa, delle salviettine di casa da lontano, e invece no, sono... è la pasta fatta in casa, sì, vero? Pasta fatta in casa. Ovviamente ricetta base con aggiunta però di spinaci frullati per dare questo colore verde. La bianca è fatta levando i tuorli d'uovo. E mi dovete dire però la rossa, perché io, se mi dite che c'è il pomodoro, no, stento a crederci, vieni, perché è troppo rossa. No. Non l'ho mai visto un pomodoro. Appunto abbiamo messo la rapa rossa. Ah, che dà questo colore. Ed ve la suggerisco perché è un rosso che io non avevo visto mai nella pasta. Perché di solito ci si aggiunge, vero, un po' di pomodoro, vero? Sì, per concentrato di pomodoro. Però la conserva. La conserva. Benissimo. È una volta si vendeva. Però contatto con il calore. Una volta, sì, le cose alimentari. Il barattolo, c'era il barattolo di latta, sì, sì, e si prendeva col cucchiaio di legno e si metteva la carta del... Perché una volta non c'erano i pelati. Non c'erano pure nemmeno tutte quelle regole. È vero, non sono quelle regole igieniche, quelle cose stavano aperte. Che invece adesso è vietatissimo. Bisogna comprare tutte le cose confezionate. La rapa rossa.
quanto mi piace. È buonissima, fa pure bene tra l'altro, però si usa poco. Nella nostra cucina nella credo cucina, poco, sì, vero? Poco. Sì, sì. E allora a cosa serve però? Perché ci fa bene la rapa rossa? Beh, sicuramente. Perché dovremmo mangiarla e la mangiamo troppo poco? Perché vi assicuro che è anche buona. Ma in generale credo debba passare il messaggio, al di là della rapa rossa, un maggior consumo di frutta e verdura. Che ecco, è una cosa che sempre si sente dire in televisione, però poi a livello pratico applicativo effettivamente non è così, perché si preferiscono alimenti come per esempio le carni e quindi tendiamo molto ad abusare di carni, per non parlare poi dei cibi fritti, quindi prodotti sinceramente pesanti e poco salutari. Quando lei e tutte le persone ovviamente che studiano la scienza dell'alimentazione e la nutrizione, quando voi dite un maggior consumo, cioè che, anzi ribaltiamo la domanda, che cioè il consumo corretto di frutta e verdura durante la giornata qual è? Qual è la quantità giusta che all'incirca consumare? Dovrebbe essere di 3-4 porzioni al giorno, tra frutta e verdura. E considerando poi che ecco, come valore indice va considerato che la fibra assunta giornalmente dovrebbe essere almeno di 25 grammi. Quindi per poter soddisfare questo fabbisogno è necessario un quantitativo di frutta e verdura di questo genere. 3-4 porzioni. Porzioni. Io le consumo. Le consumo, lo sì, io credo tra l'altro di consumarne anche di più, perché sono una grande mangiatrice di frutta, sì, ma soprattutto di verdura. Hai una bella linea, una bella carnagione, vuol dire che ti va bene. Evidentemente, questo è l'esempio. Sì, speriamo che dopo una corretta alimentazione salute. Aiuti anche la bellezza. Non solo la salute, anche la bellezza. Sì, quello è vero, è vero. Adesso io devo fare un piccolo inciso però, perché non per polemizzare col professore, perché lui è bravissimo, già prima abbiamo scambiato. Lei, io già so che cosa è andata a toccare lui, che lei non voleva venisse toccato. Il fritto. No, perché proprio, caro professore. È buonissimo, lei ha ragione. No, adesso deve avere il coraggio, avvocato, visto che ci abbiamo un esperto, di dire quello che predica da tempo. Faccio una premessa. Certo. Ieri sera sono stata a cena a casa di un amico. La moglie, che è venuta qua in trasmissione per la privacy, non diciamo che, ha preparato una cena fatta in casa. Quindi è venuta pure qua, quindi una cuoca bravissima. Apertura, entrata, alici di riscate fritte, e tocchetti pastellati e tocchetti di baccalà. Ah, un abbinamento proprio. Pesce fritti con olio di semi di girasole. Diciamo così fresco perché ci vuole, no, per di arachidi, non mi ricordo, era un perché per l'olio, per queste fritture qua ci vuole un olio un po' più leggero. Sì. E io ho fatto questa notazione, ho detto, mentre assaporavo insieme agli amici, come fa a fare male questo fritto qui? Come fa a fare male? No, diciamo ne che abbiamo come mangiato, fa a non essere buono, forse male è un po' diverso. Ma ne abbiamo mangiato in quantità moderata, con ingredienti sani, ben di qualità ottima. Lo so, come fa a fare il fritto in quelle condizioni? Non fa male. Fatta a temperatura giusta, allora, fatta se tu vai, la procedura vai, giusta, prendi, con l'olio pulito. Ti mangi un cartoccio di patate fritte cotte in un olio dove ce l'hanno fritte qualche quintale. Oppure olio di pessima qualità, olio bruciato, eccetera, è chiaro che poi il fegato mi serve. Se nemmeno olio, se l'ingrediente è buono, grasso di palma, se la qualità degli ingredienti è buona, se c'è la cura della cucina, la procedura nella giusta, giusta, la procedura giusta, i tempi giusti, la temperatura dell'olio giusto, il quantitativo che si mangia è giusto, difficilmente un piatto anche da quelli più pesanti. Professore, le voglio dire che lei è circondato, perché l'avvocato è uno dei più grandi sostenitori del fritto che abbia mai conosciuto. Lui per mestiere ovviamente non può dire che il fritto non è buono, perché dunque lei non ha speranza di far passare il messaggio che il fritto fa male in questo momento. Intanto prima cosa che ha detto il professore, ribadiamola: incrementare l'uso di frutta e verdura. Ora, naturalmente, se poi ci capita pure un piatto di zucchine fritte, perché... No, assolutamente. Non è ufficiale, circondato, non esce più. Vabbè, no. Io fossi in lei cambierei discorso, noi scherziamo, professore. Perché diciamo le cose serie anche qualche volta ci scherziamo. Ma è giusto anche. Perché poi, tra l'altro, il convivio, che ci lo stare a tavola, è un momento, deve essere almeno, un momento di rilassamento, un momento di serenità. Quindi...
bisogna mangiare cose buone e stare in buona compagnia. Per questo noi scherziamo e vogliamo che ci sia lo scenario migliore per... Allora, proseguiamo. Oggi, in questo momento, oggi è una giornata splendida, la primavera ormai arriva, incombe alle porte, sta esplodendo. Che cosa ci consigli? Ci consigliate di consumare in maniera particolare in questo periodo? Allora, adesso presentiamo le pietanze. Presentiamo le pietanze di oggi, intanto così poi i nostri telespettatori sanno cosa andremo a preparare. Prego. Come primo abbiamo le fregnacce teramane, però rivisitate per il 150° anno d'Italia, anniversario d'Italia. E l'abbiamo visto. Una rievocazione storica delle fregnacce. Utilizzate la pasta bianca, rossa e verde. Poi, e come le condiamo queste fregnacce? Le condiamo praticamente con salsa di pomodoro semplice e pecorino grattugiato. Però piatto semplice. Si potrebbe rifare pure con la sua salsiccia oppure alle tre carni tagliate praticamente, invece che essere macinate, le tagliamo nel tende col coltello a cubettini. Le tre carni sono? Sono agnello, manzo e maiale. Beh, tre carni impegnati. Questo è il ricetto originale. Il ricetto originale ci va ragù praticamente. Sì, il sugo di carne. Pezzi, non ragù. Non la carne si macinata. Non macinato. Si fa sugo liscio, si chiama tecnicamente. Come quando si prepara la chitarra. E poi si aggiunge le parole esatto, perché loro insegnano, ovviamente insegnano anche con la terminologia giusta necessaria per chiamare i piatti. Poi, come secondo, abbiamo una frittata rivisitata al forno che può essere servita anche come entrée, ovvero antipasto caldo. Questa frittata la andremo a condire con formaggio spalmabile di vacca, parmigiano reggiano a scaglie, asparagi selvatici e un po' di parmigiano grattugiato. In questo periodo, anzi qualcuno, vedi tu poi fidati degli amici, caro professore. Io ho degli amici carissimi, due in particolare, che erano i regi fornitori di asparagi o selvatici. Questo lì dove è qua? Sì, della zona ormai. Di Spirne. Teramano. Di Spirne, quelli selvatici, quelli sottili verdi. E questi sono le specie selvatici. L'altra sera ho avuto la fortuna di incontrarli tutti e due in un convivio e ho detto, ma scusate, ma gli asparagi è ora o non è ora? Come si vede ora? Già è passato. Ma allora non mi avete portato manco un filo? Niente. Nemmeno un mazzettino. Allora, in questo periodo però che si trovano ancora, l'asparago è un buon alimento. Assolutamente sì. Che quello è un alimento di stagione, adesso si trova anche con facilità. Sì. È un piatto che dovrebbe entrare nella nostra abitualità, o no? È vero, assolutamente. Perché quello è, loro contiene, i ragazzi vogliono cominciare a lavorare, però giustamente. Non vogliono stare con le mani in mano. Stanno tremono. Potete cominciare, anche perché tra breve dobbiamo vogliamo fare una cosa. Sull'asparago ci torniamo dopo la pubblicità, perché è arrivato il momento della pubblicità. Proseguiamo il suo discorso e loro cominciano a lavorare. Va bene. Autorizzata a mandare la pubblicità? Autorizzata. Pubblicità. Eccoci di nuovo insieme. Allora, i ragazzi dell'alberghiero di Teramo stanno preparando due piatti molto particolari, un primo e un secondo, o un entrée. Si può anche mangiare come secondo, insomma. Sì. Cominciamo subito a vedere la procedura della pasta, delle fregnacce che abbiamo detto sono bianche, rosse e verdi, no? In onore dell'unità d'Italia. Ingredienti, come si fanno? Abbiamo detto prima perché sono così colorate, cosa avete utilizzato, soprattutto la rapa rossa per colorare la pasta rossa. Facci vedere come, ovviamente allora, per motivi di tempo non la impastiamo qui, è già stata impastata, ma la procedura bene o male, almeno le massaie che sanno ammassare sanno come si fa. Prego. Va bene, allora iniziamo dalla bianca. Abbiamo messo 1 chilo di farina, 8 uova, però levando i tuorli, lasciando solo gli albumi, un goccio d'olio, un pizzico di sale e abbiamo impastato. La verde abbiamo messo sempre 1 chilo di farina, 8 uova, 100 grammi di spinaci frullati, un pizzico di sale e un goccio d'olio. In quella rossa abbiamo sempre messo 1 chilo di farina, 8 uova, 100 grammi di rapa rossa, un goccio d'olio e un pizzico di sale. Guarda, quel colore rosso davvero sono incantata, perché non l'avevo mai visto. Anche il verde è venuto particolarmente bene. Prego. Allora, per motivi di tempo abbiamo già steso le paste.
Che però questa pasta, adesso tu ci farai vedere come andrete a tagliarla, anche perché c'è un meccanismo particolare, mi spiegavate, però poi la pasta deve riposare un po' in frigorifero, per cui adesso taglierai le fregnacce e poi le mettiamo a riposare in frigorifero, anche perché per la cottura ci vuole poco tempo, poi 5 minuti, la pasta fatta in casa. Io volevo far vedere anche lo spessore che avete scelto, perché sono così spesse, normalmente la pasta, almeno noi a casa siamo abituati a vedere un pochettino più sottili. Perché queste poi dovranno dare la forma e la bandiera italiana, per questo andranno sovrapposte. Anche proprio una forma, complimenti, complimenti. La pasta, mentre lui lavora, la pasta fa bene, fa male, quanta ne dobbiamo mangiare, i carboidrati, sono carboidrati di vari... Sono carboidrati complessi, certamente, quindi sono carboidrati che dobbiamo prediligere rispetto agli zuccheri semplici, per intenderci gli zuccheri che noi utilizziamo la mattina per fare colazione o che sono contenuti nelle... Anche nei biscotti troviamo comunque carboidrati complessi. Io facevo riferimento alle bevande gassate, per esempio ai dolci in generale, quelli sono zuccheri semplici che andrebbero limitati, quindi dobbiamo prediligere gli zuccheri complessi. Dunque, meglio un piatto di pasta che... Certamente. È meglio rispetto a un dolce, è chiaro che apporta la quantità di pasta o comunque di carboidrati complessi che dobbiamo ingerire durante la giornata, quella consigliabile. Beh, è da considerare e che soprattutto quando è che li dobbiamo mangiare, perché io sento varie teorie, meglio la sera perché aiuta anche il sonno, meglio a pranzo perché la sera, cioè una serie di discorsi. Allora, da sottolineare che i pasti principali della giornata sono tre, quindi colazione, pranzo e cena. I due pasti nei quali è fondamentale il consumo dei carboidrati sono certamente la colazione e il pranzo. Ma in assoluto non è vero che è meglio mangiarla la sera. No, assolutamente. Magari consiglia il sonno, ma non va bene. No, assolutamente. Bisognerebbe preferirla a pranzo, sicuramente. La mattina è a pranzo. Mangiarla la mattina è un po' difficile. Quindi la mattina per ingerire carboidrati complessi sarebbe opportuno consumare del latte con dei cereali. Magari parliamo, questo te lo sposto per un motivo, perché se no copriamo la telecamera, invece vale la pena farlo vedere, anche perché è un procedimento particolare. Prego, professore. Mentre lui lavora andiamo avanti. No, io ne volevo approfittare più che altro per dire una cosa abbastanza interessante sulle fregnacce, che questo è un piatto tradizionale della nostra cucina. E, fra l'altro è l'alternativa povera del timballo. E a quello che mi raccontavano le massaie, era un piatto questo che veniva preparato soprattutto nel periodo della trebbiatura e veniva servito a coloro che lavoravano la terra, quindi che erano impegnati nelle operazioni di trebbiatura, e veniva servito con solo del pomodoro fresco, approfittando del fatto che proprio nel periodo della trebbiatura c'erano i pomodori e quindi erano disponibili per i pomodori. Dunque, la fregnaccia, che io tra l'altro ammetto la mia ignoranza, ero convinta fosse tutt'altra cosa, l'ho scoperto qualche puntata fa con un cuoco che venne a prepararle, io ero convinta che le fregnacce erano le maltagliate, cucinate, invece ho scoperto che era una specie di, più che di timballo a questo punto, una specie di lasagna, visto che comunque la lasagna si fa con la sfoglia della pasta. Quante calorie c'ha? Allora, siamo anche alle calorie, un piatto di fregnacce? Allora, abbiamo fatto un rapido calcolo nutrizionale, siamo intorno alle 800 kcal per porzione, quindi questo significa che una porzione di fregnacce soddisferebbe il fabbisogno calorico di un intero pasto, quindi un piatto di fregnacce hai mangiato? Si potrebbe pranzare tranquillamente con un piatto di fregnacce. Allora, è arrivato il momento di metterle in... Hai usato una carta forno? Una carta forno ovviamente per non farle seccare troppo. E quanto tempo? Per quando 10 minuti in frigo. Allora, puoi metterle in frigo e poi dopo l'altra pubblicità probabilmente sarà già arrivato il momento di tirarle fuori e di... Prego, puoi cominciare anche tu. Qual è più complesso da fare dei due piatti che state preparando oggi? Il tempo più o meno è lo stesso. Spiegaci la procedura. Sì, abbiamo ottenuto una frittata da 2 uova sbattute e un po' di sale e un pochino d'olio in una padella calda. La frittata deve essere abbastanza sottile, così quando mettiamo... Perché poi gli andate a dare una forma particolare. Quando lo mettiamo qui, dopo con
il ripieno è abbastanza lunga da poterla chiudere e da infornare. Quindi prendiamo le strisce più lunghe. È stata tagliata a strisce, dunque si mette una striscia, poi un'altra striscia che va a coprire tutta la... In modo che la farcia non rimane tutta all'interno. Quando mi piace quando dite la farcia. E noi, come dicevamo anche con l'avvocato, come diciamo spesso con l'avvocato, noi grazie anche a questa trasmissione abbiamo imparato la terminologia tecnica. Purtroppo non vi ricordo tutto, ma ne ho sentite così tante, è un mondo meraviglioso, anche da, non solo dalla parte nostra che mangiamo, anche dalla parte di chi prepara. Che formaggio stiamo usando? Formaggio spalmabile di vacca. Di vacca. Il primo tipo strato? Per dire nostracchino? No, lo stracchino è troppo acido, è un formaggio un po' più... Formaggio fresco. Tipo una ricotta. Un formaggio fresco però, di vacca, sì. Sì. Dunque, strato di formaggio. Sì, spalmato. Sì. E in seguito aggiungiamo... Gli asparagi. Sì, ovviamente gli asparagi tagliati. Come li avete preparati? Li avete solo sbollentati. Poi vanno subito raffreddati perché altrimenti cambiano colore. Se uno vuole... Allora, voi state costruendoci su un... Uno sformatino, però se uno ha fatto la frittata, ha cotto gli asparagi e c'è il formaggio di vacca, può anche fare un pezzo di frittata, gli asparagi lì vicino alla vacca e mangiarselo senza comporlo e senza passarla al forno. Può anche preparare al ventaglio, basta piegarlo tipo dei vegliarelli. E anche senza passarla al forno di fatto è mangiabile. Beh, al forno un pochettino scioglie e anche la soprattutto parte, scioglie il formaggio. Formaggio. Valore nutrizionale, importanza dell'uovo, del formaggio, si abbinano bene, perché poi nella cucina ovviamente gli chef abbinano anche magari alimenti che magari insieme... Certo, da un punto di vista nutrizionale non concorderebbero. Però non si dovrebbe, però questo che... No, da un punto di vista nutrizionale è un piatto diciamo molto interessante, visto che insomma la frittata prevalentemente è costituita da uova e come sappiamo le uova da un punto di vista della qualità delle proteine è estremamente elevata, quindi si tratta di proteine ad altissimo valore biologico. Esatto. E poi chiaramente c'è un buon contenuto anche di grasso, ricordando che il tuorlo è ricco di colesterolo e anche di altre tipologie di grassi. E, il nostro allievo adesso sta impreziosendo questa bella frittata aggiungendo degli asparagi che danno un tocco di naturalità anche al prodotto, visto che stiamo aggiungendo di fatto della fibra e quindi un vegetale che apporterà diversi sali minerali e vitamine. Quindi in linea generale mi sembrerebbe un ottimo pasto per... Anche questo completo forse? Sì. C'è calorie in questo caso? Abbastanza. C'è anche il pecorino? Sì, c'è anche il pecorino che va ad incrementare ulteriormente il valore nutrizionale. Diciamo. Calorie? Dunque, prima come... avevamo 800... No. 800 e no, poi... Sono tante. Sono no, in questo caso siamo decisamente sotto. Al di sotto. Mm. Sì, perché ciò che pesava prima era l'elevata quantità di uova che noi abbiamo utilizzato per la pasta. Perché in pasta alternativa pesca. Se uno dovesse fare le fregnacce, ovviamente non sarebbero le fregnacce tradizionali, però solo con acqua e uova, con acqua e farina diventerebbe diversa ovviamente la pasta, però si riduce la quantità di calorie. Assolutamente sì, perché l'uovo dicevamo che è ricco di colesterolo e di grassi, quindi oltre ad essere positivo per le proteine c'è questa aspetto negativo però dovuto all'eccessivo potere calorico. Quante uova dobbiamo mangiare ogni settimana? Allora, il consumo di uova va certamente limitato e quindi non superare le 3, massimo 4 uova alla settimana, però insomma bisogna andarci... Quando lei dice 3 o 4 ci conta anche quello che noi ingeriamo, magari se abbiamo mangiato la pasta fatta in casa? Certo, conterebbe anche quello, ecco perché è un po' difficile, però ecco noi stiamo facendo un po' un discorso in generale, perché poi a seconda delle fasce di età è chiaro che per i bambini per esempio è molto importante invece il consumo di uova, quindi noi parliamo in generale per un adulto in buona salute. Ecco. Torniamo
a questo piatto, una volta sistemato, così come ci ha fatto vedere molto bene lo studente del di Poppa, va infornato. Sì. Per quanto tempo e i gradi del forno? Va infornato per 10 minuti a 150 gradi, però noi per questioni di tempo ne abbiamo già preparato qualcuno in più. E poi li facciamo vedere, sì, già cotti. Infatti prima ho aperto il forno e è venuto fuori già un odore, ho detto ma sta roba qui che già si mangia. Dunque, comunque, per farlo preparare a casa, io a volte, qui mi rivolgo al professore, sì, all'altro professore, quando pensiamo, magari uno pensa alle cose da fare al forno, nella testa viene sempre in mente qualcosa di elaborato e di lungo da preparare. Invece no, il forno lo possiamo utilizzare anche rientrando all'1:15, decidere di fare qualcosa al forno. Ci sono cose che al forno si... Basta. Sì, un po' di salsa, un po' di pasta e con altri ingredienti si può passare subito al forno. Anche in poco tempo. Anche una cosa fatta al forno la possiamo preparare di fretta, andando di fretta, tornando dal lavoro e... in poco tempo, insomma, noi teramani pensiamo allo forno quando è ora di metterci l'agnello e il timballo. Al forno ci potete mettere tutto, perché l'agnello e il timballo li aspettiamo a Pasqua. Spesso volte, anche quando abbiamo dei recuperi, così assembliamo e passiamo al forno. Come la pasta, è veramente molto molto buona. O al forno in padella. Io devo dire che mi piace pure in padella, anzi mi piace in padella se si attacca un po' alla padella. Quando fa la crosticina uno deve stare attento a non bruciarlo, però poi lo stacchi, lo ripassi. Però bisogna usare le padelle in ferro, no? In padella antiaderente, perché antiaderente non si attacca, ci vuole la padella quella antica. Bravo, quella antica, la padella temperata. Temperata, e così vedete come si attacca. C'è il rischio igienico sanitario, c'è il rischio della contaminazione. Vabbè, quello è ovvio. Anche sulle padelle sarebbe da fare un discorso, perché non sono tutte uguali. In cucina bisogna stare attenti anche al materiale che si utilizza per molto cucinare, importante. Perché ci sono dei materiali che potrebbero, se non tenuti bene, anche essere tossici. Noi ci fermiamo ancora per la pubblicità e poi credo, da quello che ho capito, almeno il tortino lo vediamo e forse lo possiamo assaggiare E poi buttiamo giù la pasta, perché i 10 minuti di frigorifero mi sembra che li abbiamo superati, vero? Andiamo in pubblicità. Avete sentito la mia mancanza in quel breve lasso di mia assenza? Non me ne ero accorto. Il Matto Bischi stava a parlare, io dall'altro seguito. Bravo. Meno male che non avete approfittato della mia assenza per dire delle regole che io non condivido. No, abbiamo parlato di valori nutrizionali, delle proteine, i carboidrati, ma lì c'è un capolavoro. Lei, avvocato, si è perso una cosa, io non ho parole. Sta qua ancora, Se le stava perdendo, perché le chiacchiera durante la pubblicità. Io pure, però. Allora, ragazzi, ci volete spiegare? Allora. Per motivi di tempo. Dallo stato brado partiamo dal primo impasto, che è quello. Questo è quello normale. Si fa la sfoglia. Si è passato a unire le sfoglie che avevamo sul piatto. Sì. E poi le abbiamo tagliate e passate di nuovo alla sfogliatrice, stando attenti però a non far mischiare i colori e a lasciarli in modo tale a formare la bandiera italiana. Ma avete visto come viene fuori la sfoglia? È venuta una cosa bellissima. Io non immaginavo che venisse fuori così, è veramente particolare. Bene. E queste sono le fregnacce tricolori. Le dobbiamo cuocere? Sì, adesso praticamente sono pronte da mettere giù. Già ora, secondo voi, le vogliamo fare? Anche perché poi le dovete assemblare. Io penso di sì, solo che vi assicuro che Il succo, come siamo messi? Prenderei una. Sì, ce l'abbiamo già. Il succo liscio, eccolo qua. Si vede che ragazzi, occhio, andateci voi che siete abituati con le mani al caldo. Perché quello sei un po' allora, mentre i nostri giovani... abboccano, calano la pasta, io mi trattengo un po' col professor, perché abbiamo sentito con molta attenzione i consigli che ci ha dato sulla dieta quotidiana, quindi piatti di verdura distribuiti nei pasti principali. Adesso mi volevo fare una domanda un po' più particolare. Nei menù dei ristoranti, secondo lei, nei menù dei ristoranti, in generale, parlo in generale, non parlo solo naturalmente dei ristoranti nostri, in generale, anche di quelli romani, di quelli milanesi, di quelli torinesi. Lei che li sfoglia, guarda e conosce le cose che bisognerebbe mangiare, trova un sufficiente numero di piatti? Occhio, scusate, di verdure, io vi devo interrompere, perché lui ha fatto un passaggio che è meglio spiegare. Ha messo nell'acqua dove sta andando a cuocere la pasta un po' d'olio. Non è una cosa consueta, però si dovrebbe fare perché? Per non far attaccare la pasta all'uovo fresco. Questa volta l'avevo già vista. Io pure, ma raramente si vede, è vero. Va bene, allora, per non far attaccare le sfoglie di pasta all'uovo fresca,
mettere nell'acqua bollente qualche goccia di olio. Poi se torniamo a noi, i ristoranti, uno va a mangiare al ristorante, uno che va spesso al ristorante, può fare una dieta, diciamo, sulla base della carta che trova, conforme a queste regole che lei dice, o sono scarse queste, avvocato, il problema è che queste liste, mancano le informazioni, questo è il problema. Cioè, i menù che purtroppo abbiamo nella maggior parte dei ristoranti qui in Italia ci presenta dei menù che sono estremamente poveri di informazioni, quindi non ci dicono ad esempio il peso delle pietanze, quindi se io sto acquistando una porzione di maccheroni alla chitarra piuttosto che di timballo, quanto pesa il prodotto? Poi una minima scheda nutrizionale, quindi le informazioni essenziali, il contenuto di proteine, di carboidrati, di lipidi, quindi mancano purtroppo questo tipo di informazioni, quindi sarebbe auspicabile per il futuro magari, ecco, provare ad elaborare dei menù che siano un po' più completi e che poi, certo, ci consiglino anche degli abbinamenti, avvocato, no? Perché chi va al ristorante vuole mangiare e, come dice lei giustamente, vuole condividere e provare piacere. Quindi, certo, ma lì è una cosa, questo è ancora un discorso ancora più delicato. Certo. Perché il percorso gastronomico è una cosa importante, soprattutto nei passi importanti. Seguire una direttrice, certo, una linea, sarebbe fondamentale. Praticamente siamo impallati, come usare un termine biliardistico. Ma loro adesso sono dentro la preparazione. Sono dentro la preparazione. Quindi fregnacci avanti e fregnacci dietro. Ma quelle che diciamo noi non sono fregnacci, però sono cose serie, sono serissime. Oggi fregnacci in primo piano. Io e lei ci impegniamo spesso a dire anche quelle dietro. Ogni tanto solo diciamo pure qualche cosa un po' amena. No, perché no. La mia preferita, lei lo sa qual è. Posso spegnere l'acqua, ragazzi, o dovete cuocere ancora? Il sugo qui è caldo. Sì, sì. Quindi, diciamo, vedi quante cose noi in queste poche battute stiamo. Sì. Ristorante. Sì. Tu dici, voglio una porzione di maccheroni alla chitarra. Sì. Spaghetti alla chitarra, con le pallottine. Sì. Quanto pesa? Non lo so. Dipende pure dalla porzione che ti fanno. Certo. Però c'è anche un lato negativo. Certo. Perché se poi uno ci comincia a indicare nei piatti, soprattutto più grassi e più pesanti, il colesterolo, le calorie, il colesterolo, allora sì, ha ragione. Però c'è quello è un fatto dissuasivo più. Perché dice che allora non le mangi più. È vero. Certo. Però dovrebbe passare un messaggio diverso. Sì, di maggiore consapevolezza. Questo. Esatto. Perché noi dobbiamo essere trasparenti con il consumatore. È quello che diciamo sempre ai ragazzi. Quando voi metterete su un'attività, studiando nell'Istituto Alberghiero la scienza degli alimenti in contemporanea, anche con le materie tecnico-pratiche, cucina, sala bar, eccetera, eccetera, il nostro obiettivo è proprio quello di far capire ai ragazzi che nel settore della ristorazione innanzitutto non ci si improvvisa, ma c'è bisogno di tanta innovazione. Quindi questi aspetti andrebbero curati maggiormente, vista l'importanza della cucina abruzzese e teramana nel mondo. Quindi sarebbe un qualcosa in più. L'insegnamento che dà la scuola a questi ragazzi, secondo me, è importantissima a migliorare queste cose. Perché diciamoci pure che fino a qualche tempo fa la ristorazione era affidata alla improvvisazione di chi completa improvvisazione decideva da un giorno all'altro di fare il ristoratore. Certo. Ci sono quelli di antica tradizione, della cucina, diciamo così, storica, però ci sono tanti che hanno cominciato da zero senza preparazione, senza cultura e senza esperienza. Allora, questo adesso il mondo sta cambiando, perché adesso questi ragazzi sono quelli che devono andare avanti, perché c'è una preparazione di base, è auspicabile 5 anni che ci sia di studi anche oltre, perché molti poi vanno anche all'università. Sì. Insomma, si veramente diventano dei professionisti del settore. Certo. Veri e propri. Certo. Vedi, quello lo dobbiamo fare, ma adesso un giorno poi lei tornerà, qui siamo tutti come una grande famiglia, scuola e Teleponte. Ed è una cosa bellissima, una cosa molto molto bella. Una cosa molto, vedo che è apprezzata non solo dai telespettatori, ma anche da voi. Anche da noi docenti, per noi docenti e allievi dell'istituto. Per noi è un onore collaborare con voi. Beh, questa è una cosa, è una cosa molto bella. Dobbiamo provare a indicare, uno lo facciamo, dei percorsi gastronomici, esatto, legati, benissimo, sempre, come facciamo, cerchiamo di fare sempre, al territorio e alla stagione. Ah, certo. Facciamo un percorso dall'antipasto, primo, secondo, seguendo un filo conduttore che non tutti fanno. Allora, i grandi chef, certo, se tu vai in questi grandi ristoranti dei cuochi stellati, trovi inevitabilmente uno, due, tre menù degustazione
che hanno una sequela, diciamo, ordinata, anche secondo la gradazione dei sapori, l'intensità delle sensazioni, eccetera. E che è il top. Quando si va per la prima volta in un ristorante stellato, un ristorante famoso, bisogna sempre prendere il menù degustazione, perché quello è il meglio che il cuoco sa fare in quel momento. Infatti. E quindi poi, una volta che hai conosciuto e tutto, puoi scegliere, però devi prima imparare. Scusate, in questa ottica prepareremo in una delle prossime tornate dei menù, dei percorsi legati. Stavo pensando, avvocato, no, visto che noi, per fortuna, grazie anche e soprattutto a lei, il lunedì in questa trasmissione diamo, al di là della fritturina sgrassante, abbiamo dato in questi anni... Scusami. Ci stava a dire una cosa dietro seria. Le quinte, sulle premesse che io avevo fatto, sì, degli ingredienti, del tipo di cosa, il professore poi ha convenuto che quello era un piatto sanissimo. Certo, ma se poi tu ti mangi... Manca solo l'olio d'oliva, però, avvocato, l'olio d'oliva male, no, anche mangiarsi una cosa così di prodotto. Vogliamo un attimo, il professore ha ragione, perché l'olio d'oliva per la frittura è quello più adatto, perché ha il punto di fumo a una temperatura più elevata degli altri, quindi non si corre il rischio di andare quando diventa tossico. Esatto. Non però così è pure accade. Pesante, purtroppo, no, l'olio sai d'oliva. Che nel pesce delicato l'olio d'oliva lascia copre il sapore. Copre il sapore, perché è importante. Allora, un calamaretto che si muove, che tu lo friggi con l'olio d'oliva e finire il sapore del calamaretto. Ci vuole, bisogna cercare alla di fine graduare, il nostro avvocato riuscirà a convincere anche il nutrizionista. Io volevo dire una cosa seria. Se noi in questi anni di trasmissioni del lunedì in particolare abbiamo educato una sola persona, magari tra i telespettatori che ci seguono, a mangiare bene in maniera corretta, noi abbiamo raggiunto anche un importante obiettivo sociale. Certo. Anche una sola persona, e credo più di una persona. Guarda, uno sicuro c'è stato, che quello il signore che io ho incontrato un giorno, una cosa che non ha mangiato più l'ananas da quando ho detto una cosa sulla... Vabbè, lei poi quando c'ha l'antipatia per un alimento è come quando c'ha la simpatia simpatia, il fritto. Lei va... Quella seguita il mio consiglio, però sta bene. Ma vedi la suggestione poi. Allora, non sarà vero, non sarà vero. Quel signore non mangi più l'ananas e si dice sente di meglio. Stare meglio. Il bene l'abbiamo fatto lo stesso. Esatto. Che l'abbiamo fatto stare meglio. Esatto. Ha ragione. Perché certe volte pure l'approccio mentale. Nelle malattie l'approccio mentale è importante, figuriamoci nell'alimentazione. Cosa avete fatto lì? Che tra un po' dobbiamo andare di noi in pubblicità, ma ci siamo oramai, i piatti sono pronti. Quelle sono due porzioni. Due porzioni di fregnacce che ovviamente abbiamo messo al loro interno salsa di pomodoro e pecorino grattugiato e le abbiamo arrotolate così a formare la bandiera italiana. E quelle adesso verrebbero servite così o c'è qualcosa che ci va abbinato? Allora facciamo così, prima di andare in pubblicità completiamo questo piatto, poi quando torniamo dalla pubblicità impiattiamo anche lo sformatino. Cosa ci dobbiamo abbinare? Allora abbiamo preparato una salsa di pomodoro un po' più concentrata, giusto per dare un sapore che avete messo nel questo che si chiama sac à poche. Eppure il piatto, mi sembrava strano che ce lo presentavate vedi, c'è così, la sorpresa, vedi, mi stava a preoccupare che stavolta non facevamo il piatto opera d'arte. Scusi, professor, ma c'è anche l'insegnamento di disegno lì nella scuola? No. E quindi questi artisti che creano queste cose? Sono gli chef, sono gli chef. I nostri colleghi di cucina. Guarda che siete bravi veramente di cucina a fare queste cose qui. Ma come ci studiate? Che fate? Un pochettino sì, bisogna studiarci. Dopo ognuno di noi siamo portati chi è più bravo per la decorazione, chi è più bravo per... Perché la cucina è fatta anche di equip, insomma. Ma certo, ma è fatto anche, posso dire, di immagine, di look, di presentazione, di look. Che si è un aspetto ormai fondamentale. Una volta io ricordavo che ci sono dei grandi ristoranti che si fanno disegnare i piatti, anche nei decori, i piatti delle pietanze, da designers, da architetti, grafici, per comporre armoniosamente il corpo. Però vedo che voi, senza l'ausilio di grafici, di cose li fate bene lo stesso. Sì, sono bravi. Tutti i ragazzi che sono venuti qui finora, anche quelli che fanno i cocktail, la parte estetica la curano non solo molto, ma la curano anche ma perché molto l'intaglio, bene. Vogliamo parlare dell'intaglio della frutta e della anche verdura? Quelle per me è incredibile, è impossibile da fare secondo il mio parere. Sono veramente bravi.
un piatto patriottico che oggi. Che bello, oggi è veramente particolare. Con è pronto? Con poco? Un goccio. È importante anche il costo. Il costo, sì. Oggi l'economia. L'economia, oggi siamo in un momento particolare. Allora, un piatto del guardate genere. Guardate quanto è bello. Cari professori, quanto può venire a costare? Ma io penso di materia prima all'incirca su un euro, due euro di materia prima. Per due porzioni. Anche un davvero, poi bisogna aggiungere i costi gustoso fissi, ed economico, vabbè, la percentuale di guadagno che vabbè, l'azienda quello sì, per vabbè. L'azienda no, dentro casa, in casa 3 no? euro sì. abbiamo rifatto in casa. Io lo voglio mettere qui così lo facciamo inquadrare più con calma, ce lo ritroviamo anche quando rientriamo dalla pubblicità, andiamo sì. in pubblicità e poi impiattiamo anche il tortino che è già stato cotto in forno. Pubblicità. Eccoci di nuovo insieme, siamo arrivati alla fase conclusiva di questa puntata molto ricca, ricca nei piatti ma ricca anche nei contenuti, nei colori, anche nei colori. Queste sono le fregnacce tricolore. Sì, allora scusa, vogliamo fare qualche sì. notazione estetico, sì. volumetrica sì. sulla composizione del piatto? Sì. Perché vedi, è decorato bene ma è armonioso, cioè c'è un giusto rapporto tra la superficie del piatto, la decorazione e la quantità di cibo. Perché prima stavamo sottolineando che in certi ristoranti alla pace ti arrivano a un certo punto dei piatti giganteschi, larghi, belli, con tutti i decori immaggiabili naturalmente. I decori, sì. I decori. E poi vai a vedere la porzione che compete. Cosa si spazi? Una faruccia, la forca di casa la finisce. Manco così va bene. Però. No, assolutamente. Occorre sempre un equilibrio. Un equilibrio, come diceva lei. Sì. Un equilibrio, dico bene, professore, sì, un equilibrio nella composizione del piatto va tenuto pure conto no? sì, della sì. dimensione del piatto e anche del quantitativo del cibo. Sì. Si metterebbe a esagerare su un verso o su un altro. Cara Dorotea, oggi. Questi piatti così, sono piatti tra l'altro semplicissimi, sì. così salutari. Sembrano complicati solo perché hanno utilizzato dei colori particolari e se no sono veramente semplici. Oh, io volevo chiedere al professore, adesso noi abbiamo parlato adesso delle verdure primaverili, abbiamo parlato degli asparagi che sono molto salutari. Sì, assolutamente. Fanno come bene anche all'impianto idrico, sì. dicono, sì. È vero. Assolutamente. Sì. Hanno un effetto secondario un po' particolare, ma sorvoliamo che va bene quello sì, curativo sì. che va bene. Ma poi i frutti di stagione quali sono che troviamo adesso sulla bancarella del fruttivendolo? Dobbiamo andare a comprare adesso in questo periodo. Parlavamo prima dei finocchi, no? Che finocchi. Sono finocchi. A me non piacciono, sono anche i cavolfiori. Le verze ancora si trovano? Ancora un pochettino. Sì. Poi sì. i piselli. Le fave. Fave. Presto ancora. Ancora presto. Metà di maggio. Poi ci sono quelli coltivati in anche quelli in serra magari. Non li acquistiamo quelle che vengono da fuori. Sono quelle che noi aspettiamo le nostre cioè. Perché quelle abbiamo i campi pieni. Ma ce ne abbiamo tanti. Chilometro zero. Questo è importante. Ragazzi, intanto voi volete impiattare il sì. tortino perché stiamo arrivando alla fine. Ma siamo agli sgoccioli già? Mancano meno di 10 minuti per la fine. Ah, dice, volate questa tortina. È volato il tempo, sì, oggi sì. Ripeto, ricca di tutto, anche di contenuti interessanti. No, ma guarda, avere qui con noi dei veri professionisti, noi alterniamo la scuola, il professionismo pur, ma anche le persone semplici, persone di casa che nella loro maestria quotidiana riescono a fare delle cose egregie comunque certo. e quindi cerchiamo di però quando venite voi è il livello della, no, della cosa diventa più professionale è più professionale perché abbiamo a che fare con degli esperti del settore che ci insegnano tante cose e questa è la cosa principale che impariamo anche io Doroteo, non pensate che purtroppo io vabbè. Personalmente poi tante cose me le dimentico e me le ricordo quando le risento quando senti di solito me le dimentico mannaggia anche perché non pratico l'arte della cucina quotidianamente lo ammetto per cui se uno magari sentendo riportasse a casa già il giorno stesso quello che ha imparato lo memorizza certo invece torno a casa trovo cucinato e non memorizzo sì, niente la stessa accade per me. E qui quando dovremmo scrivere, forse noi abbiamo in animo di scrivere un grande libro di cucina. Ah, che ogni anno che passa diventa più grande, cioè, perché ovviamente siamo partiti da una ventina di pagine, in tre anni abbiamo fatto tipo... Quarto volume, però faremo una selezione. Una mini enciclopedia, avvocato. Una mini enciclopedia della cucina. Dobbiamo cominciare. Ce ne stanno tante da te noi. Una cosa alternativa, è la sua mente
diabolica. Diabolica la potrebbe pensare qualcosa. Ci penseremo, esatto. Qualcosa di diverso. Lei pensi e io poi mi adeguo e collaboro. Perché vedo oggi, bisogna dire che bisogna inventarsi sempre qualcosa di nuovo, perché oggi ci sta un'inflazione di... Oggi giri 20 canali sul satellite, trovi 20 gare di cose, chef di qua, chef è di là, sopra chef, sopra chef, sopra cosa, bambino, mi sembra i bambini, che mi sembra pure una forzatura, che bambino deve fare il bambino. Metti, non lo so, i bambini che cantano da uomo, o che vestiti da uomo, o che fanno i cuochi, vestiti, fate i bambini. Ognuno, ogni cosa a suo tempo, a suo tempo. Allora, sì, sì. I giovani come loro si ne possono esibire, perché loro stanno seguendo un percorso anche formativo. Perché i giovani sono diventati, stanno diventando adulti e stanno entrando nel mondo del lavoro, per cui ovviamente si devono esibire. Mi raccomando, voi tutte queste cose, anche quelle che vi dicono i professori, anche quelle che diciamo noi, memorizzate, perché noi dopo noi, loro insegnano. Ma al ristorante poi ci veniamo noi, ci veniamo io e Dorotea. Esatto, e se l'avvocato cerca il fritto, non vi venisse in mente di dire però il fritto è male. Fategli il fritto sia all'inizio che alla fine del pasto e lo fate contento. In certi ristoranti, tutto a Roma, quando finisce il pasto, allora, una buona parte dei miei amici prende l'ananas e poi si sente male, sta pesando. Io faccio il cenno al ristoratore, ce l'abbiamo la frittolina sgrassante? E quello dice o sì o no. Nel senso che se non ha il tutto di qualità, no, perché dopo fa male. Assolutamente. Se tu mangi cose di seppia tagliate e fritte, di cose, quelle ti veramente, altre che ananas, quelle ti fanno i grovigli pure, fanno le matasse. No, se ci sono i calamenti quelli fritti con l'olio olivo, con un olio leggero. Scusa, questo può fare peggio, può fare più male. Di ananas no, alla frittura. No, e mentre lei mangia la frittura e i suoi amici l'ananas, che cosa vi dite? Niente. Quando siete a tavola? Io, qualcuno l'ha seguita in questa sua. Sì, sì, certo. Immagino. E anche guardate quello dello il spaghettino. È quasi pronto, eh? Ah, io sullo spaghettino sono più d'accordo. Qui adesso al momento. Perché sono usciti fuori due ingredienti che non erano stati citati. Avete tirato fuori la sorpresa, ragazzi. Abbiamo pomodori. Abbiamo dei pomodori spollentati così da poterli spellare meglio e in seguito li abbiamo infornati a 150 gradi per pochi minuti. In seguito abbiamo sbollentato dei broccoli e li abbiamo in seguito di nuovo messi in forno a cuocere con un po' di parmigiano grattugiato sopra in modo da poter accompagnare il tortino. Senti che profumo. Ricordiamo però gli ingredienti del tortino perché ce li siamo dimenticati. Sì, abbiamo apporto calorico di un tortino del genere. L'abbiamo sostenibile. Era distratto. No, assolutamente no, sostenibile. Sto dicendo sì, sostenibile. Sì. Sostenibile, sì, 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 sostenibile. Più del beh, sì, sì, cioè meno sì, calorie sì. Del meno calorie sì, sì. E anche a livello di vegetali presenti, insomma, abbiamo i pomodori, abbiamo gli asparagi, quindi un buon abbinamento del tutto. Piatto altamente salutare. Certo, sì, e da notare, chiedo scusa avvocato, poi anche l'olio d'oliva messo a crudo sul piatto che è fondamentale. Insomma, quello ci va messo quasi sempre. Quello ci deve essere simbolo di mediterraneità, quindi stiamo parlando di un alimento mediterraneo. Quello guarda, è un po' questa era una cosa che io non facevo mai, per esempio, adesso non prendo l'abitudine, sul piatto le cose, un filino d'olio. Certo. Visto che a lei piace il pesce, sul pesce, a crudo, un po' d'olio d'oliva... Ci sono scuole di pensiero diverse, perché per esempio sul pesce arrosto, sul filetti, per esempio quei pesci, per quei pesci di carne bianca molto delicata, alcuni puristi non ce lo mettono, perché si altera il vanno sapore, a coprire un pochettino il sapore d'olio pesce. D'oliva, quello certo, buono, certo, quello particolarmente aggressivo a livello quindi di bisogna, fruttato. Quindi certo. Bisogna seguire i gusti. C'era uno dei vostri colleghi, un cuoco che sì. Era venuto qui, che diceva, a proposito di aggiungere, non so, il formaggio o qualche altra cosa, quando il piatto viene portato in tavola, che quando il ristoratore ti porta il piatto in tavola, il piatto così deve essere, non ci deve aggiungere niente, perché deve essere già cioè, lo completo. Chef bravo lo chef e bravo lo fa completo, te lo dà già completo. Non ti dà l'opportunità di scegliere, perché quelle sono le regole, e in teoria lo devi lasciare così. Che pochi rispettano però, pochi rispettano. Vabbè, pochi portano il piatto come si deve, e pochi rispettano la regola di non metterci noi niente. Noi abbiamo la cattiva abitudine di andare a esagerare, secondo me, con il formaggio sui piatti che realizziamo, e lì va a coprire troppo. Comunque abbiamo fatto una bella e variopinta
kermesse di sapori. Noi dovremmo assaggiare, avvocato, lei che dice? Vogliamo fare in diretta? Beh, questo almeno sì. Tempo. Una degustazione pratica. Sì. Poi l'altro è un po' più complicato, io non glielo consiglio perché secondo me il tortino è da tagliare un po', eh? Invece questo con due forchette, avvocato. Ecco. Prego. Il servizio è completo, scusa. No, io che mi dimentico amica, quando ci abbiamo a che fare con loro. Questo vuole assaggiare pure lei? No, io faccio assaggiare voi. Io... Prego, avvocato. Vedi quanto è bello, vedi? L'olio gli dà pure questo tocco di. Vediamo. Quanto è bello sto colore. È merito suo, sono un po' di tensione. È proprio buono. Bravo! È freschissimo poi. Bravo ai ragazzi, mica. È vero che è molto fresco? No, è freschissimo, anzi troppo fresco. No, è buono, no, fresco, non intendevo. Intendevo nel sapore, non intendevo. Sei un po' raffreddato. La temperatura non è quella di servizio. La temperatura non è quella di servizio. Ricordatevi sempre i piatti caldi nel vostro futuro ristorante. Tenete sempre i piatti in caldo quando dovete servire. Pietanze calde con i piatti caldi. Cosa gli avete insegnato? Freddo con le cose fredde. Ma quanto è buona la temperatura di servizio, della pasta. La temperatura di servizio. Sì, è importante per gli alimenti caldi. Bene, in televisione è ovvio caldi. Che non si può far caso alla temperatura perché noi chiacchieriamo, però è veramente buono. Io dicevo fresco anche nel sapore, questo sugo, questo pomodoro che avete messo dentro è il pomodoro, come si dice, il sugo finto, non si dice così? Questo così fresco, così colorato, secondo me può essere anche servito freddo. Se si raffredda, secondo me lo stesso, così è buonissimo. È buono, io l'ho trovato molto gradevole, veramente. Beh, buono, complimenti. Il tortino è più impegnativo, lo assaggiamo a telecamera. Beh, tipo con cassè, d'estate, tipo quando si prepara la caprese, con basilico anche si può servire. Ma con cassè. Ma la base che c'è? Cioè il pomodoro, poi c'è la parte aromatica, sì. La parte aromatica. Sedano, carote e cipolle. Dunque, il cosiddetto veramente sugo finto, quello che quando uno a casa dice come li facciamo oggi, ma che ora facciamolo col sugo finto, gli ingredienti, è buonissimo, è molto buono, io è uno dei miei sughi preferiti proprio, perché con la pasta, un po' di parmigiano, qui abbiamo messo il pecorino, complimenti perché non è neanche, non è invadente, è vero, sarà che tutti gli ingredienti che ci stanno intorno sono leggeri, per cui il pecorino ci sta molto bene. Noi siamo arrivati, ci dobbiamo solo salutare, avvocato. Grazie agli ospiti per essere venuti. Grazie qua. A voi. Ci portano sempre cose nuove, cose interessanti. Professore, torna a trovarci, prego. Assolutamente, io volevo dare un'ultima notizia ai telespettatori interessati, perché la Federazione Italiana Cuochi organizzerà presso la nostra scuola un bellissimo seminario sul cioccolato nel mese di aprile. Quindi invito noi partecipare invitiamo... i telespettatori e anche voi che siete sempre graditi. Ospiti. Grazie, siete sempre ci facciamo gentili. Anche qualche piatto col cioccolato? Ci sono dei piatti che sicuramente si possono fare col cioccolato. Sì. È un po' ardita la cosa. È un po' difficile, però. È un po' difficile. Abbinata. Poi sì, però comunque a noi il cioccolato piace, quindi veniamo. Certo. Grazie. Allora, grazie con i ragazzi dell'alberghiero ci ritroveremo presto e con l'avvocato con questa trasmissione lunedì prossimo, però la trasmissione di cucina torna su Teleponte domani sempre alla stessa ora. C'è qualcosa che non va? No, vabbè. L'ho vista un po'... No, stavo pensando che dovevamo fare un'altra noi, poi ho pensato che stanno altri che le fanno. Noi ci vediamo lunedì prossimo. Pensavo che pure domani. No, io e lei, io e l'avvocato ci ritroviamo il lunedì. Poi le altre, come i nostri telespettatori sanno, ci sono tutti i giorni. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata. Buona giornata a tutti.